Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo insieme le creazioni in resina. Come al solito vi ricordo che questa tipologia di video l'ha inventata Erika Kawaii e oggi vedremo delle creazioni che sono tutte ispirate al mio periodo preferito dell'anno, beh, a pari merito con il Natale, però se mi conoscete, se siete qui da un po' di tempo, sapete che io adoro Halloween e non vedo quindi l'ora che arrivi questo periodo e mi piace sempre fare tante creazioni, insomma, a tema. Vediamo questa volta che cosa ho realizzato, però per farlo devo fare un po' di spazio. Cominciamo da questa, ok, voilà, da questa che dovrebbe essere la scatolina. L'avete vista in uno dei miei ultimi haul di stampi per la resina dove vi facevo vedere le cose nuove che avevo preso. Ci vorrà un po' di tempo per tirare fuori questa parte, quindi magari ora la tiro fuori prima e poi dopo torno. Sì, mi sa che è meglio. Ci vorrà una vita. Ci ho messo un quarto d'ora, in effetti, a tirare fuori questa parte della scatolina, che è molto bella, ma vi giuro, non ho mai avuto tanta difficoltà a tirare fuori qualcosa da uno stampo per la resina. Mamma mia, era veramente una cosa fastidiosa. E ho anche rotto la punta di un dotter per tirarlo fuori, quindi pensate, vabbè. Vediamo il coperchietto della scatolina. No, guarda, se ti ci metti anche te che non vuoi uscire, però mi arrabbio. Vieni fuori! Voilà! Ok, venuto fuori, questo è il coperchio della scatolina che, come potete vedere, è così ed è molto 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 carina. Devo dire che non so perché l'ho fatta blu, mi sembrava una bella idea all'inizio, forse l'avrei dovuta fare in qualche colore un po' più misterioso, però dai, non è male, è molto bellina comunque, molto molto carina e approvata. Poi vediamo questi che sono i fiocchi, insomma, soliti, però questa volta in colori scuri. Questo è nero con un tocchino di viola, quindi è molto dark per Halloween, e questo che è arancione è nero. Questo mi piace molto, oddio che carino, bello, ci sta bene l'arancione con il nero, così molto molto carino. Il viola e il nero insieme non si vedono molto, ma questi colori invece sì. Poi vediamo come è venuto questo altro fiocco che conoscete bene, però questa volta, ops, sto buttando tutto all'aria. Come potete vedere la parte centrale è decisamente molto più arancione e poi all'interno ci sono un teschio, la luna, questo è un fantasmino, anche se non si capisce, qua c'è una zucca e ci sono altri glitterini. Quindi decisamente a tema Halloween, molto molto carino anche questo. Qui abbiamo questo piccolino molto semplice che in realtà è semplicemente il fiocco di Hello Kitty in giallo e rosso per l'occasione e per celebrare il periodo. Poi ho degli stampi che in realtà non sono degli stampi, ma sono dei cosetti dove c'erano dentro le caramelle di Halloween. E allora io ho deciso di utilizzarli e di vedere come veniva se ci mettevo dentro la resina. E vediamo qual è stato il risultato. E qui c'è una formica con i brillantini neri e di altri colori che vi verrà a mangiare nel cuore della notte ad Halloween. Molto carina. Venuta bene anche se non era uno stampo per la resina vero e proprio. Poi sempre stessa storia, c'è lo scorpione. Lo scorpione che è arancione e giallo, secondo me è molto carino. Questo è molto 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 carino, secondo me. Sì, molto più bello della formica. Poi ultimo stampo delle caramelle che ho utilizzato è questo, che forse è uno scarabeo, un coleottero, non lo so, una bestia di qualche genere. Ed eccolo qui! Oh, è carinissimo!
che bello, qua gli ho messo il ragno, quindi a tema, guardate come scintillante. Poi mi piace molto l'effetto della trasparenza arancione con tutti questi brillantini, insomma, adatta a questa creatura nefanda, degli incubi, delle persone che odiano gli insetti. Poi stampo così, era uno stampo più grande, in realtà io l'ho tagliato, vabbè. E dentro ci sono, come potete vedere dal di fuori, niente proprio di meno che delle ossa. Ecco qui, semplici ossa gialle e arancioni. Ah, carine dai però, molto carine, opache però carine. E poi con questo stampo, insomma, che avevo tagliato a pezzi, oltre alle ossa c'erano anche i teschi. Quindi vediamo come sono venuti i teschi. È opaco, quindi non mi fa impazzire. Non è bruttissimo, però. Che ne dite? Vabbè, passabile. Non un capolavoro, ma passabile. Vediamo l'altro. Ta-da! Ecco, questo magari nero e arancione è decisamente meglio. Quello verde e viola forse non era il massimo, non era il top. Mentre questo mi piace molto di più. Che dite? Carino? Direi di sì. Prendiamo un altro stampo bello grande, che è questo, che è lo stampo della tavoletta Ouija. Aia, è tagliente. Vabbè, qua già vedete dietro quello che sta succedendo qui dentro, ma va bene. Mamma mia, è appuntito, ci si fa male. Ta-dan! Beh, non è lucido perché è tutto striato dentro, che seccatura quando vengono fuori le cose che non sono lucide. E poi ci ho messo tutto questo tempo per fare tutte quante le cose bene e non è lucido. Nervi. Però anche se non è lucido, ok, devo dire che mi piace. Sì, mi accontento di poco. Molto molto carino e molto adatto ad Halloween. Bellino, sarebbe carino farci una targhetta, però devo pensare dove la posso mettere questa targhetta. Beh, cioè, comunque questo stampo è pericoloso, perché uno lo tocca e si taglia dappertutto. Quindi, bah, molto strano. Andiamo avanti e ho un paio di chiavi. In nero, ovviamente, perché il nero è il colore della stagione. Carina. Perché è un po' appiccicosa questa? E questa piccolina. Semplici, semplici. Poi il ciucciù. Il ciucciù. Vabbè, avete capito. Buonanotte. Questo. La planchette della tavola Ouija. Il rosso, ovviamente, poi questa deve essere decorata con i brillantini. Molto carina. Poi ho questi qui, vediamo che c'è dentro. Cominciamo da questo. Che carino! È il gatto signore oscuro, che bellino! Guardate com'è fatto bene, che carino questo gatto con la bacchetta magica. No, questo devo farci una collanina sicuramente, devo portarmelo dietro perché è troppo bellino. Mi piace un sacco. Poi vediamo questo. Qua c'è semplicemente una teiera nera. Non è molto halloweeniana, questo era l'unico tra questi con gli adesivi che in realtà era più a tema Halloween, vabbè. E poi questo, che in realtà sì, non dovrebbe avere niente di Halloween perché dentro non si vedono neanche perché erano semitrasparenti. Evviva! C'erano, come potete vedere, Molang cicciottoso vestito da Natale con la renna cicciottosa. Perché dopo Halloween comincia la corsa verso Natale. Allora, mi piace molto lo sfondo. Peccato che l'adesivo fosse semitrasparente, quindi non è riuscito come volevo. Però questo è troppo bello, ragazzi, che carino! Il signore oscuro felino, molto carino. Poi,
Poi, allora, c'è questo che in realtà avevo già fatto e tirato fuori, che devo completare, però insomma ha un aspetto molto halloweeniano e quindi ve lo volevo mostrare. Poi qui dentro c'è questa base che poi utilizzerò per fare qualcosa. Ta-da! Che in questo caso è fatta in... Perché è striata? Bella domanda. È fatta in viola e nero. Molto carina. Tanto questa poi va lucidata, quindi anche se è striata, chi se ne... E per concludere proprio a tema abbiamo queste due cosette qui. Cominciamo da questa. Che carina, è anche lucidissima. Che bella, è la zucca. Oddio, che peccato solo che il verde è troppo chiaro e quindi fa poco contrasto, anche perché l'arancione è super super scintillante. Però è veramente molto bellina. E poi questa. Che carina anche questa. Bella, mi piacciono un sacco questi stampi qui. Oh, guardate, incredibile comunque. Questi stampi qui sono stampi da 3 lire. Sia questo che questi qua rotondi. Ci sono super lucidi, presi dai cinesi. Sono stampi veramente pagati niente. E hanno un risultato bellissimo. Wow, sono ammirata. E questi, streghetti e streghette, sono i risultati della colata di oggi. Qual è il vostro pezzo preferito? Io voto decisamente per questa zucca, il gatto signore oscuro. Mi sono piaciuti molto questi insetti. Mi è piaciuta molto anche la scatoletta Ouija. Il fiocco, ma no, mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto tutto. Questo forse, sì, mi piace, però è super tagliente, quindi è un'arma impropria. No, ma mi è piaciuto tutto, però la zucca, mamma che bella, è veramente fantastica, mi piace molto. Vabbè, mi fermo qui, vi dicevo, fatemi sapere qual è il vostro preferito, qual è il pezzo che avete preferito e lasciatemi un commento qui sotto. Io mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro ancora una volta Happy Halloween, perché questo è il periodo dell'anno che bisogna godere di più. Io lo amo. Grazie per essere stati con me e ciao!